L'alfabeto di un'intelligenza artificiale è composto da due caratteri, 0 e 1. Due facce della stessa medaglia, che combinandosi creano infinite possibilità. Una capacità di calcolo inesauribile, un'efficienza assoluta, una produttività che non conosce pause. 24 ore al giorno, per 7 giorni alla settimana. Nel 1760 le macchine a vapore irrompono nel processo produttivo. Nel 1856 arriva l'elettricità e la meccanizzazione della produzione. Nel 1948 Norbert Wiener introduce il concetto di cibernetica. 20 anni dopo, la rivoluzione informatica accende i primi robot. Oggi la quarta rivoluzione industriale è realtà. È un nuovo paradigma che apre le porte alla società dei dati. Terabyte di informazioni analizzate in centesimi di secondo per creare nuove mappe. Bussole 4.0 per gestire i processi decisionali. Un innesto di conoscenza senza limiti. L'intelligenza artificiale disegna futuri possibili. Gli algoritmi ci conoscono e ci offrono delle soluzioni operative, ma non possono cogliere tutte le sfumature di una vita. Le emozioni, le passioni, gli ideali che danno un senso all'essere umano. Empatia, spirito critico e creazione di significati dell'uomo si combinano con la potenza di calcolo della tecnologia per far compiere all'umanità un grande salto cognitivo e mentale. È questa la sfida che abbiamo di fronte. Cosa serve per vincerla? Superare la contrapposizione tra apocalittici e tecnoentusiasti attraverso una nuova sintesi. Una narrazione positiva e inclusiva per far comprendere a tutti la portata del cambiamento in atto. Serve un nuovo design del progetto umano che preveda la collaborazione tra uomo e macchina. Perché l'intelligenza artificiale non è destinata a sostituirci, ma a migliorarci. Nuovi modelli organizzativi, nuove competenze, nuovi indicatori di competitività per valorizzare il capitale più importante, quello umano. Nelle imprese vanno ripensati i modelli manageriali e organizzativi. Efficienza e profitto devono coniugarsi con nuove forme di sostenibilità sociale. Il cambiamento è profondo. Per realizzarlo servono nuove leadership e nuove idee per riportare le persone al centro. È questa l'innovazione più importante, la Human Innovation.